poi, questa è la parte importante, mettere insieme gli imprenditori che possono darci una mano, non gli imprenditori delle multinazionali che si devono appropriare della risorsa idrica, gli imprenditori di quella grande capacità italiana di avere misuratori, sistemi validi, cioè per affrontare la dispersione idrica, innanzitutto devi avere una buona capacità di monitoraggio. Noi abbiamo il miglior settore al mondo di produzione di strumenti di monitoraggio. L'obiettivo quindi è per me, primo, un eco bonus blu, che significa che abbiamo fatto l'eco bonus, abbiamo fatto il 2007, ha funzionato sull'efficienza energetica, facciamo un eco bonus blu sull'efficienza idrica, destinato innanzitutto ai grandi utilizzatori. Per l'efficienza idrica, coinvolgendo la qualità dell'imprenditoria del nostro paese, che è in grado di realizzare, secondo me, quel lavoro fondamentale che serve, perché prima devi fare il monitoraggio delle reti, se no come fai a affrontare la dispersione? Poi devi fare il lavoro mirato con strumenti tecnologici innovativi, perché questo è fondamentale. E non è un caso che noi abbiamo coinvolto tre imprenditori, ma ce ne sono tanti altri, ovviamente, non solo questi. Perché il tema è anche diamo lavoro invece che distruggendo l'ambiente, aiutando l'ambiente. E affrontare il tema della dispersione dell'acqua, ma soprattutto in generale della tutela della risorsa, è un tema essenziale. Diciamo ecobonus blu come una soluzione, l'altro lato diffondiamo le best practice blu. Cioè, facciamo capire come mai alcune città hanno ridotto lo spreco idrico, altre no. Cosa possiamo fare per diffondere, per esempio, nei grandi utilizzatori di acqua, le scuole, le fabbriche, l'agricoltura, la riduzione dello spreco idrico? La seconda cosa è il diritto all'acqua. E chiudo su questo, ricordandoci che noi non possiamo accettare che poche multinazionali di fatto controllino non la proprietà, ma la gestione della risorsa idrica italiana. Magari connettano come dire, i grandi adduttori, quindi gli acquedotti, e potrebbero teoricamente, da gestori, portarsi l'acqua perfino all'estero. Allora, vogliamo essere attenti a come gestiamo la risorsa? Questo è molto importante. E i famosi nuovi contatori intelligenti, che secondo me sono una scelta utile, devono diventare uno strumento utile a ridurre la dispersione, non magari ad agevolare il distacco dell'acqua ai più poveri, perché una cosa è chi usa un'acqua in modo sprecandolo perché deve riempire 10 piscine, una cosa è chi si trova in difficoltà, per cui, come ha detto il Papa, l'acqua serve per l'uso potabile, ma anche per l'uso igienico. I numeri, devo dire, che parlano da soli di questo rapporto. 800.000 morti all'anno per l'acqua non potabile, di cui 300.000 bambini, 260 miliardi di dollari all'anno nei paesi poveri di perdite. Quindi un grossissimo sforzo, lo diciamo da tantissimi anni, lo sanno tutti gli interlocutori che si occupano da anni come noi di questa materia. Quindi lo spreco dell'acqua, soprattutto in Italia, il 40% al sud, quindi ancora dei problemi completamente irrisolti. Forse però qualcosina, una sensibilità in più, credo che negli ultimi, almeno negli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni, credo che stia crescendo sempre di più. Ringrazio ovviamente tutti e tutti i partecipanti, le autorità presenti, gli ospiti che sono in collegamento e ovviamente la Fondazione Univerde che organizza questo evento e persegue questo lungimirante impegno di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle necessità di una riconversione ecologica della società e dell'economia. Io penso che il tema dell'acqua si innesti e sia forse soltanto un tassello di un mosaico più grande che è quello della transizione ecologica, di cui ho avuto modo tra l'altro di parlare proprio alla Fondazione qualche settimana fa con un altro ruolo, perché c'è stato uno switch di governo e anche uno switch di ruoli, però credo che in realtà ci sia un filo rosso che collega queste tematiche. Solo per citare alcuni esempi, tra gli obiettivi che il Ministero delle Politiche Agricole si è posto in quelle che sono le prossime sfide della transizione ecologica, ve ne sono moltissime in cui l'acqua, la risorsa idrica svolge un ruolo fondamentale. Basta pensare alla riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, al miglioramento del benessere animale, alla diminuzione delle emissioni, alla gestione dei reflui zootecnici, la fertilità del suolo, l'utilizzo di imballaggi riciclabili e compostabili.
Insomma, in questo quadro, preservare le risorse idriche e considerare l'acqua come un bene comune per permettere alle generazioni future di avere un pianeta il più ecosostenibile possibile, è tutto da guardare insieme. E dobbiamo imparare a utilizzare il sistema idrico del nostro paese in modo corretto. Purtroppo, ancora oggi, i dati ci dicono che gran parte, addirittura in alcune zone, oltre il 70% della risorsa idrica trasportata viene dispersa, e questo penso sia un qualcosa di inaccettabile, un qualcosa dove se ne parla da anni, ma dove dovremo finalmente provare a risolvere, come molto probabilmente con le risorse che verranno stanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti tra i progetti del Ministero delle Politiche Agricole, che ha una fetta di competenza sull'utilizzo della risorsa idrica, principalmente per l'uso irriguo, ma che non è però tra l'altro un tassello di poco rilievo dell'utilizzo delle varie tante possibilità di utilizzo dell'acqua, abbiamo previsto uno stanziamento di risorse proprio per la manutenzione e l'efficientamento delle infrastrutture irrigue ed anche dei bacini, dove appunto l'acqua viene oggi collettivizzata, non soltanto per un utilizzo agricolo, ma anche per quelle che sono poi quelle cosiddette agroenergie, cioè delle fonti di produzione di energia rinnovabile ed ecosostenibile, una sorta di sinergia che si può creare tra il mondo agricolo e il mondo produttivo. Sono 10 anni che abbiamo celebrato la vittoria al referendum, che vorrei ricordarla qui, il 2011, e quindi adesso a giugno saranno esattamente 10 anni, e in 10 anni non si è dato corso a quello che è stato l'esito del referendum, dove i cittadini hanno detto con chiarezza, dopo anni che non si tornava tra l'altro ad avere il quorum nel referendum, e invece vi è stata una grandissima partecipazione, che l'acqua deve essere, diciamo, gestita pubblicamente, perché è un diritto e è un bene comune. E Rossella, credo, immagino, perché è alla Camera, e ancora oggi, diciamo, noi abbiamo ferma di fatto alla Camera in commissione il DDL per la gestione pubblica, e quindi abbiamo grandi difficoltà proprio nel fare quella trasposizione giuridica del diritto. E questo che cosa significa? Significa che ancora abbiamo grandi problemi di gestione, perché anche lì dove sempre di più, diciamo, l'acqua è diventata merce, perché questo è il problema, è merce, quindi ha un valore, quindi il valore dell'acqua, purtroppo l'oggetto dell'accumulare profitto, non ha, anche nelle gestioni miste, nelle gestioni privatizzate, non ha prodotto, cioè, né nel nostro paese né, come vediamo anche in altri paesi, una gestione efficiente. E quindi noi continuiamo ad avere uno spreco della risorsa, e abbiamo ancora grandi problemi sulla tutela della risorsa, da ogni punto di vista, dal punto di vista della capacità, diciamo, del risparmio idrico, e dall'altro punto di vista della tutela in quanto, diciamo, per evitare l'inquinamento. E noi abbiamo ancora grandi problemi di inquinamento delle falde e della risorsa, delle sorgenti, della risorsa idrica. Sono solo 4 le città italiane, sono Bologna, Firenze, Milano e Torino, che si pongono al di sotto di quel 37% di dispersione di risorse idriche che abbiamo registrato, è stato citato sia dal dottor Esposito che da Loredana De Petris che mi ha preceduto. Noi abbiamo grandi dispersioni idriche, e le città italiane da questo punto di vista non fanno la differenza, e questo è un primo grande problema, perché evidentemente c'è una debolezza infrastrutturale che è trasversale a qualsiasi tipo di ambiente. Non si tratta solo appunto di zone interne, no, o del meridione, ma veramente c'è una incapacità nella gestione della risorsa idrica nel senso di tutela. L'acqua è sicuramente un'emergenza, sicuramente un bene comune che tutti vogliamo difendere. Leggevo adesso anche le dichiarazioni del ministro Amendola, e però è un tema divisivo, è inutile che ce lo nascondiamo, e questa maggioranza sicuramente non avrà più facilità del passato ad affrontare questo tema. Lo dico perché il Movimento 5 Stelle presentò quella proposta di legge quando governava con la Lega, alleato di governo, presentò degli emendamenti in cui il primo emendamento chiedeva di togliere dall'articolo 1 la parola pubblica. Quindi capite che il disegno di legge si è immediatamente arenato, e credo che
appuntamenti come questi invece aiutino tantissimo a affrontare il tema in maniera non ideologica, ma partendo dalle buone pratiche, dalle soluzioni possibili e da alcuni principi inderogabili, per esempio avvicinare la gestione dell'acqua e del bene pubblico al territorio, una trasparenza dovuta verso i cittadini, un'efficienza dovuta verso i cittadini e poi sicuramente l'innovazione, le infrastrutture, le nuove politiche, però io credo che su questo non possiamo passare altri anni senza dare una risposta, perché le dispersioni raccontano bene quanto il sistema Italia stia perdendo da questo punto di vista e quale danno noi stiamo facendo alle prossime generazioni. Grazie alla Fondazione Univerde e alla nostra collaborazione, finalmente abbiamo il rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche, lo abbiamo anche in italiano e come avete detto ce l'abbiamo da alcuni anni, quindi ringrazio ancora questo fantastico team che ci permette di disseminare queste informazioni in lingua italiana. I contrasti sui diversi valori dell'acqua devono essere comunque in qualche modo riconciliati, riconosciuti e incorporati nei processi decisionali e di pianificazione, cioè un po' il discorso che facevate prima. E come si fa? Si fa che ci sono varie opportunità per farlo. Si può fare attraverso l'uso di approcci più integrati all'interno della governance, aumentando e ampliando la partecipazione attiva di più attori e l'attenzione alle questioni di genere, che è molto importante. Si può fare attraverso meccanismi finanziari innovativi, in cui oltre ai costi vengono presi in considerazione tutti i benefici, e quindi non solo quelli economici, ma anche quelli sociali, ambientali e culturali. Infine, si può fare attraverso la ricerca e la formazione. I dati sull'acqua sono centrali per la comprensione del valore delle risorse idriche, ma a questi però si devono associare anche quelli riguardanti la domanda e l'uso dell'acqua per scopi sociali, economici, ambientali e culturali. La prossima, grazie. E quindi forse proprio per la difficoltà di determinare il vero valore dell'acqua, l'importanza di questa risorsa non è adeguatamente tradotta in attenzione politica e in investimenti finanziari. Questo porta non solo a disuguaglianze nell'accesso alle risorse idriche e ai servizi collegati all'acqua, ma anche a un uso inefficiente e non sostenibile delle risorse idriche stesse, al punto di compromettere anche il raggiungimento dei diritti umani all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. La via da seguire quindi è quella di sviluppare delle metodologie o degli approcci che permettano di confrontare, coniugare e anche fondere diverse prospettive del valore dell'acqua e poter quindi inserire queste soluzioni giuste ed eque nei processi decisionali e nelle politiche dell'acqua. I distretti idrografici hanno proprio il compito del piano di gestione delle acque, inteso come governo della risorsa idrica, che va a considerare quello che è tutto la filiera dell'acqua. Prima la dottoressa Miletto faceva riferimento a quale sarà l'argomento dell'anno prossimo, le acque sotterranee. Bene, spesso quando parliamo di governo e gestione della risorsa idrica, noi dimentichiamo la prima parte, la parte consistente della filiera, che è proprio la disponibilità della risorsa, quindi il grande immagazzinamento naturale, quindi le idrostrutture, gli acquiferi, da dove noi ci poi approvvigioniamo per la distribuzione poi delle acque. Oppure ci dimentichiamo di tutto quello che è il vettore, ma il vettore naturale che va seguito per il monitoraggio dell'acqua, per vedere poi alla fine se quest'acqua è sostenibile. Capire quindi che prima il Corrado Scanio, che saluto caramente e grazie per l'invito, faceva riferimento alle più grandi reti di monitoraggio. Bene, questo è un elemento forte, importante, perché attraverso il monitoraggio riusciamo a capire l'evoluzione di questo bene e quindi capire anche il valore di questo bene.
c'è un chiaro invito all'utilizzo di tecnologie compatibili con la natura, perché nel determinare il valore dell'acqua dobbiamo considerare ad esempio anche la necessità di ripristinare le tecnologie, e quindi bisognerebbe evitare l'utilizzo di tecnologie grigie, quelle di cemento armato, andare in altra direzione, e poi evitare forme di gigantismo che sono più utili spesso a forme di propaganda politica piuttosto che a dinamiche predatorie, e le grandi dighe purtroppo generano dei conflitti sul pianeta. E un invito il report di quest'anno anche ad una maggiore partecipazione democratica, ad una gestione locale, una gestione più territoriale. Partecipazione significa anche formazione dei cittadini. Dobbiamo impegnarci nel formare, soprattutto anche tecnicamente, i giovani delle fasce più disagiate, perché devono poter gestire, in virtù di una delocalizzazione delle gestioni e delle decisioni, i territori che loro conoscono. Qui il valore di questo rapporto chiede pertanto quindi di invertire la tendenza ad un'eccessiva aggregazione verso la quale va da circa un trentennio il bel paese. È un focus anche sulla necessità di curare maggiormente l'acqua. Le falde idriche spesso in Italia sono inquinate, c'è una grande disattenzione, quindi abbiamo criticità nel nord del paese a causa del PFAS nelle falde idriche del Veneto, della Lombardia, piuttosto che della Marmettola in Toscana, o del percolato in Campania. Quindi c'è il rischio che l'inquinamento faccia più danni degli stessi cambiamenti climatici. È importante anche ristrutturare gli impianti del nostro paese, e una lettura del rapporto mondiale è interessantissima in questo senso, perché ci indica la via da seguire. Le tecnologie vanno sicuramente ammodernate o ristrutturate, bisogna farlo con cautela. Cosa vuol dire contratto mondiale sull'acqua? Noi siamo un'organizzazione della società civile nata 20 anni fa con una duplice mission: promuovere l'acqua come diritto umano e salvaguardarla come bene comune. In questo senso parliamo di un contratto, ma di un contratto da stendere a livello della comunità internazionale, non a livello di portatori di interessi. Siamo stati anche tra i promotori, appunto in appello proprio in sintonia col messaggio del Papa, al fatto che dopo 10 anni di questa risoluzione dell'ONU, oggi l'acqua resta non concretizzata, come il referendum del 2011. E allora abbiamo preso un'iniziativa con alcune università milanesi, abbiamo redatto un protocollo, un secondo protocollo opzionale al Patto Internazionale per i Diritti Economici e Sociali. Ebbene, l'abbiamo presentata al governo italiano, assenza di consenso. L'abbiamo presentata a Ginevra, al Consiglio dei Diritti Umani, sostenuti appunto dalla rappresentanza della Bolivia, assenza. Nessuno Stato ha voluto avviare un processo negoziale per verificare almeno se ci sia la volontà politica di quello che il Papa richiama, uno strumento giuridico vincolante che definisca che cos'è il diritto umano all'acqua. Diversamente, se non si quantifica cos'è il diritto, non si mettono le obbligazioni a carico dello Stato per definire come salvaguardare l'acqua come bene comune dell'umanità, non del mercato. Siccome non è stato possibile portare avanti questo protocollo internazionale, abbiamo pensato di partire dal territorio. Quindi di scrivere una carta delle città per il diritto umano all'acqua, che prevedesse di accogliere negli statuti comunali il principio che l'acqua è un diritto umano, un bene comune e la gestione pubblica. Ebbene, nello statuto della città di Milano questi 3 principi sono stati recepiti. E noi stiamo monitorando che la gestione dell'acqua a livello di città di Milano, città metropolitana, resti appunto in mano pubblica. Non contenti di questo, appunto, la seconda appunto elemento che mi pare il rapporto mette in evidenza sono i comportamenti. Per cambiare i comportamenti forse bisogna partire dai giovani. Dai giovani facciamo un'azione alla scuola, ma forse dai giovani studenti che sono nelle università, che sono la classe politica e sociale del futuro. Proprio oggi abbiamo lanciato un'app in collaborazione con le 3 università milanesi, il Politecnico, la Bicocca e la Statale, per raggiungere 150.000 studenti attraverso un'app che farà il monitoraggio dei prelievi di acqua di rubinetto dagli erogatori che sono installati nell'università, nelle case dell'acqua attinenti all'università, e soprattutto un compattatore di plastica per ridurre il consumo di plastica e quindi misurare l'impatto ambientale che questi comportamenti virtuosi determineranno sulla sostenibilità di Milano. Io vedo 3
elementi di attività, che sono gli elementi che tra l'altro noi abbiamo ripreso nel nostro piano di sostenibilità che abbiamo sviluppato, che sono che vertono su tre aree. La prima noi l'abbiamo chiamata sensibilità, ed è tutto quello che verte intorno alle parole che per esempio Maurizio Montalto riprendeva, e cioè l'attenzione al cittadino e nel garantire il diritto a un bene fondamentale come quello dell'acqua. Quando si parla di questo, sicuramente c'è un tema dell'accesso all'acqua e del diritto all'acqua, ma io credo che ci sia anche un tema di informazione per favorire il consumo dell'acqua potabile, che oggi è un consumo che vede l'Italia essere il terzo paese al mondo con il maggior consumo di bottiglie di plastica dopo la Thailandia e il Messico, ed è una cosa che ormai è diventata, credo, non più accettabile. Noi dobbiamo fare delle campagne forti per spiegare alla gente, per spiegare ai ragazzi che possono bere l'acqua del rubinetto, perché ci sono dei gestori che fanno un grande lavoro per garantirgli questo tipo di servizio. Non basta solo dargli l'accesso, ma bisogna anche spiegargli l'importanza del consumo sostenibile. Il secondo tema è quello legato alla resilienza. Oggi, lo dice anche il rapporto, oggi parlare di gestione dell'acqua non è più possibile farlo soltanto parlando di un servizio, parlando di una commodity, perché quando si parla di acqua si parla anche della relazione che l'acqua ha con l'ambiente, la qualità della depurazione, la qualità delle acque che vengono scaricate nei fiumi, la qualità degli interventi, che necessita anche un nuovo modo di intendere l'economia, perché quando facciamo l'economia circolare, se la vogliamo fare seriamente, la dobbiamo fare realizzando dei nuovi impianti, e questo richiede uno sforzo, un impegno da parte dei gestori del servizio idrico affinché ci sia sempre maggior resilienza, ridurre le emissioni di CO2, ridurre il consumo energetico, affrontare e approcciare le imprese alle sfide del futuro. In una situazione, e dobbiamo dirlo, che in Italia oggi ha molteplici difficoltà, tra cui situazioni di gestioni non conformi che rispetto a una legge, che è la legge Galli, che è del 1994. E allora noi, quando ci presentiamo anche in Europa di fronte alle sanzioni comunitarie con una situazione in cui ancora nel nostro paese non abbiamo applicato una legge che è del 94, sicuramente non ci presentiamo potendo fare la voce grossa. Questo è un altro elemento di criticità. Il terzo elemento, forse questo emerge un po' più la visione d'impresa, lasciatemelo dire, che do come contributo al dibattito, è tutto il tema dell'innovazione. Oggi non se ne è parlato molto, ma mi rendo conto che è un tema magari più tecnico, però noi gestiamo servizi che sono prevalentemente sottoterra e che facciamo una fatica pazzesca a riconoscere. Le tecnologie, la sensoristica, gli strumenti di analisi per scoprire per esempio chi scarica situazioni abusive nelle fognature, quando vengono scaricati i metalli dalle imprese, cose di questo tipo, oggi noi le abbiamo. E allora investire in maniera forte, Alfonso Pecoraro Scagno già qualche tempo fa ha organizzato un convegno proprio su questo tema, ma investire in maniera forte sulle nuove tecnologie, sui processi di digitalizzazione, vuol dire vedere nella gestione del ciclo idrico la gestione del futuro. Quindi dobbiamo pensare alla gestione del ciclo idrico come qualcosa non che guardi al passato, ma che nella visione della proprietà pubblica, della gestione pubblica, però abbia un approccio dell'utilizzo delle tecnologie, perché sono il nostro grande alleato. Queste sono, a mio modo di vedere, a modo di vedere dell'azienda che rappresento, le tre macro direttrici su cui dovremmo sfidarci. Non posso non essere d'accordo con quanto ha proposto Alfonso Pecoraro Scagno, e quindi non posso non sostenere l'idea di un ecobonus blu dedicato all'efficienza idrica, rivolto a imprese e grandi utilizzatori. Ovviamente il tema è complesso, noi siamo aperti e disponibili ad un confronto anche con le istituzioni, abbiamo diverse idee, dopo di me parlerà anche Adriano Maroni, che è un collega ma anche un caro amico e con il quale stiamo portando avanti diversi progetti legati ad esempio ai contatori smart e alla telelettura. Sicuramente mi fa molto piacere aver sentito anche le parole consumo sostenibile, transizione ecologica, transizione energetica, perché l'acqua, così come tutte le altre risorse, deve essere ben gestita, deve essere gestita in modo ottimale per noi e per il futuro. E concludo questo mio brevissimo intervento con un aforisma di Thomas Fuller che dice: non conosciamo mai il valore dell'acqua finché il pozzo non è asciutto. Noi abbiamo in campo una serie di nostri prodotti che vanno dalla sensoristica a tutta la parte del metering. Stiamo pensando di implementare anche un contatore smart molto intelligente, ma abbiamo fatto
un passo avanti, siamo andati già sul mercato, stiamo già facendo questo servizio ovviamente per il gas, ma lo stiamo facendo anche per alcune amministrazioni comunali molto piccoline che si trovano a gestire un bene, che è un bene primario, quello dell'acqua, dicono loro, con scarsissima competenza e con zero risorse finanziarie. E noi quindi abbiamo fatto un'attività che stiamo portando avanti, perché immagino che sappiate tutti che, visto che si è parlato di frammentazione della distribuzione, in Italia ci sono circa 1 miliardo di piccoli comuni, generalmente piccoli comuni di montagna, che si occupano di captazione e di distribuzione dell'acqua. Ovviamente questi comuni non hanno grandi risorse finanziarie, noi li stiamo aiutando, perché noi non vogliamo gestire, vogliamo arrivare all'acqua in maniera etica, li stiamo aiutando a gestire meglio la risorsa idrica e li stiamo aiutando con investimenti nostri, quindi diciamo che l'approccio che abbiamo è un approccio, ritengo, assolutamente molto etico. Il tema che riscontriamo oggi è il tema culturale, quindi ben vengano queste giornate, ben vengano queste occasioni di incontro di tutti, diciamo, questi stakeholder, perché credo che questo sia il passo da seguire per migliorare questa attività. Chiudo dicendo che ovviamente ci piace molto e invito a sviluppare questo tema. Ci piace molto il discorso dell'eco bonus blu, che immagino Alfonso Pecoraro Scanio tiri fuori, perché ha l'esperienza che viene da tutta l'altra gestione dei titoli di efficientamento. Il processo di razionalizzazione del ciclo dell'acqua deve innanzitutto partire dall'eliminazione degli sprechi, e quando dico eliminazione degli sprechi vuol dire dall'ammodernamento e dall'intervento sulle infrastrutture di captazione e di distribuzione dell'acqua. Pensate che in Italia negli anni passati abbiamo sprecato circa il 40% dell'acqua mediamente, vuol dire che in alcune regioni del sud abbiamo raggiunto picchi del 70%. Leggevo proprio stamattina un rapporto Istat di qualche anno fa che l'Italia è il secondo paese europeo per prelievo di acqua potabile per abitante, quindi veramente dobbiamo partire soprattutto da questi numeri, come il rapporto ci indica. Ovviamente il secondo punto subito successivo è quello di razionalizzare il maggiore consumatore di acqua, che è il comparto agricolo, l'agricoltura. Quindi dobbiamo cercare di innescare innovazione e generare, insomma, nuovi sistemi che siano orientati alla razionalizzazione dei consumi di acqua in questo comparto. E infine, un grande cambiamento non si può innescare se non si coinvolgono anche, diciamo, i consumatori più piccoli, quelli che rappresentano la parte inferiore, la fetta più piccola della torta, ovvero il ciclo residenziale, la sfera residenziale privata. Anzi, può dare a mio avviso un risultato ancora più soddisfacente, perché è rappresentata dai cittadini. E se rivolgiamo queste informazioni, quindi formazione e informazione, ai più piccoli e ai più giovani, davvero possiamo cercare di invertire questa nefasta tendenza. Un approccio che in Mare Vivo, ma come tante altre associazioni ambientaliste adottano, è quello delle R: riduci, riusa, ricicla. Ritengo che in queste parole ci siano le fonti, le leve per innescare questo grande cambiamento e l'efficienza, di perseguire efficienza in tutti i cicli produttivi. Noi chiediamo che, appunto, di non ragionare d'acqua irrigua in questo paese, di difenderci dall'acqua come se fossimo nel deserto. Noi abbiamo situazioni in cui l'acqua la dobbiamo utilizzare, perché se noi non utilizziamo nelle risaie vercellesi, novaresi, l'acqua, quell'acqua se ne va di corsa nel Po, e nel Po se ne va a mare. Questo è il primo problema. Quindi rallentare l'affluenza dell'acqua, spesso quando l'acqua è in eccesso, è un modo per risparmiare ed efficientare l'uso della risorsa. L'acqua irrigua è un'acqua che va in un'economia circolare. È evidente che per quelle che sono le nostre competenze, cioè di soggetti sussidiari, partecipati,
assolutamente, no, partecipati dal basso, con delle, quindi con delle scelte che raramente vengono contestate dal territorio, proprio perché costruite a partire dalle criticità del territorio. Noi, io mi piace citare un dato, raccogliamo soltanto l'11% dell'acqua che cade, quella è la sfida, aumentare questo percentuale. Nel recovery plan abbiamo presentato progetti definitivi e quindi in grado di pensare ad agire europeo e quindi in grado di vedere le risorse impegnate entro il 31/12/2023 e rendicontate entro il 31/12/2026, perché queste sono le scadenze. E questo l'abbiamo fatto con un grande sforzo per raccogliere quest'acqua, con delle dighe assolutamente no, non ci se ne sarebbero nemmeno i tempi, con dei piccoli e medi bacini, ma diffusi in tutto il paese, con opere di medie dimensioni, in grado quindi di allontanare la cultura della dichiarazione, spostare l'asse nel terreno del fare, e credo che questo sia nell'interesse complessivo del paese. Abbiamo presentato una progettualità al Ministero dell'Agricoltura e mi spiace appunto non aver potuto parlare con Enrico Esposito, perché questa progettualità, che riteniamo importante, è una progettualità innovativa, già testata in qualche piccolo territorio, è una piattaforma, va bene, che si avvale di un supporto satellitare con la quale noi saremmo in grado, questo ampio discorso della digitalizzazione, di governare i 200.000 chilometri di canali, governarne le paratoie nei periodi di troppa acqua, nei periodi di poca acqua, governare le rotture, siano esse le rotture in alcune tubazioni, sia esso le rotture di argine, quelle provocate molto spesso da nutrie, e gestire anche l'abusivismo nei prelievi, l'abusivismo nei pozzi.